Premio Federico II 2017 alla cultura Michele Giardina. Sono particolarmente orgoglioso di avere convinto Armando a pubblicare questo mio ultimo libro, che viene premiato questa sera, il cui titolo è Mal di Mare, traffici di vite umane e complicità occulte. Un argomento di straordinaria attualità. Il libro sta galoppando perché ha incuriosito evidentemente sia i lettori e sia le persone che sono attente alla realtà di tutti i giorni, al di là di mistificazioni, menzogne e anche menzogne di Stato. Quindi il libro sta andando avanti molto bene. Dicevo, sta galoppando perché io l'ho presentato per la prima volta il 10 agosto scorso. Siamo al 30 di settembre e ricevo un premio assolutamente prezioso e importante come quello di questa sera. Premio che sto replicando con molto piacere, e la cosa mi fa molto onore, perché ho avuto lo stesso premio nel 2012 con il mio libro La Risacca, pubblicato nel 2009, quindi a distanza di 3 anni. Adesso ricevo questo premio qui questa sera fra di voi, a distanza di qualche mese dalla pubblicazione. Ci sarà un perché. È un libro forte. Io, scherzando, ho detto al mio amico Enzo Cavallo, al mio amico Giorgio, che sono rispettivamente il presidente dell'associazione Confronto e un componente del direttivo. E perché sono qui? Perché il libro sta galoppando, ripeto, grazie all'impegno, alla collaborazione, alla condivisione, alla partecipazione forte di questa associazione, che è un'associazione provinciale per lo sviluppo umano, sociale ed economico e culturale. E quindi ha sposato il tema di questo libro, e perfino oggi sulla Sicilia c'è un articolo dell'associazione Confronto che parla di migranti e che parla di tutto quel castello di ipocrisia che è stato costruito attorno a questa realtà, che il sottoscritto modestamente intende smontare e denunciare puntualmente, citando autori e giornalisti molto più importanti di me, per arrivare alla verità. Il nostro tentativo è quello di arrivare alla bellezza attraverso la verità. Non è stato facile, non sarà facile, e qualche telefonatina mi conferma che così è. Io ne sto parlando adesso, non l'ho mai voluto dire a mia moglie, scherzando le ho detto più volte: probabilmente mi faranno un attentato per questo libro, oppure mi daranno un premio importante. Intanto il premio importante lo ricevo questa sera, e ringrazio Corrado Armeri, con il quale ci conosciamo da anni. Lo ringrazio perché ha avuto questa sensibilità particolare e mi sta offrendo questa occasione. Cercheremo di dare risposte sul campo, con il piacere di raccontare quello che abbiamo scritto in questo libro, dove c'è la mia esperienza di giornalista della Sicilia di 20 anni, gli sbarchi che si sono succeduti a 20 anni a Pozzallo negli ultimi 20 anni, li ho seguiti sempre, dal vivo, non ho mai raccontato un episodio per sentito dire, come hanno fatto i giornalisti anche famosi. Io sono entrato in polemica con Jimmy Hardaway del New York Times, che ha scritto una serie di fesserie. Ha raccontato del funerale di 23 migranti al cimitero di Pozzallo, dove eravamo presenti io, 2 giornalisti della televisione locale e nessun altro. E lui ha raccontato sul New York Times fatti ed episodi che ha visto di persona, completamente fuori dalla realtà. Sono entrato in polemica con lui, ho chiesto al mio amico Gianni Contino
di pubblicare un mio articolo di replica non si fa mai con i colleghi, ma era inevitabile. E Gianni Contino sulla Sicilia Internazionale ha pubblicato questo mio pezzo che, se volete, potete leggere. Ho parlato troppo, scusatemi. Premio Federico II a Michele Giardina, premia Claudio Gambuzza. Fanno vedere anche le telecamere. Vieni qua Claudio, eccolo qua. Onore a voi, perché far dire le cose vere ormai in Italia è un problema. Dire le bugie, condividi. Vabbè, io mi fermo lì, sennò la butto sul piano politico. Grazie Armando, grazie a tutti. E adesso abbiamo un momento canoro.